Ciao, benvenuti in questo video dove alcuni mi hanno chiesto di fare, alcuni, due o tre persone, di fare un tutorial per creare una custom track o battaglia per Mario Kart Wii. Io le so fare, però non so farle proprio professionalmente come alcuni che le sanno fare proprio. Vabbè, iniziamo. Dovete avere alcuni programmi tipo il WinStall, il KMP Cloud, BrawlBox, e SketchUp e poi anche 3ds Max. 3ds Max è, per chi lo sa usare, SketchUp non ha bisogno di SketchUp, va bene anche 3ds Max. Però io uso SketchUp, è quello che un po' so usare meglio. Quindi andiamo a fare il tempo, quel tempo, come caspita si chiama, lo facciamo in metri. Poi questo qui, col destro, lo eliminiamo, che non serve a niente. Poi andiamo indietro. Quindi dobbiamo per il circuito grande, quindi vi consiglio quando iniziate con il circuito di Luigi oppure pista di Mario N64, perché sono, come dice la guida su come si chiama, Wikitalk Domu, in pratica sono i più facili da fare per chi inizia. Capito? Però io, siccome che facendo anche le track 2D, cioè posso anche andare a modificare altri circuiti, a creare altri circuiti. Allora, se non avete i file originali con WeScrubber, basta che aprite la vostra ISO, ok, di Mario Kart, andate in partizione 1, poi su Race, andate su Course e qui vi trovate i circuiti. Dovete estrarre il circuito di Luigi, replace, capito? Lo estraete su desktop e lo salvate là. Cioè no, replace, extract. Capito? Ve lo estrae. Io, siccome che già ce l'ho, ho estratto già tutte le battaglie e tutto il resto. Vedete? Allora, prendiamo il circuito di Luigi. Vi creo una cartella nuova. Lo metto qua. Bene, allora, lo andiamo a trapire con SZS Modifier. In pratica adesso noi andiamo su, possiamo andare qui direttamente, forse, in pratica vi dice il circuito, quanto è grande, ok, tutto il resto. Vedete, qui trovate tutto questo qua, 65.000, 45.000, voi prendete il massimo che è 65.000, che in pratica è tutta la circonferenza massima, ok? Andiamo su SketchUp. Io uso di norma il cerchio. Andiamo su origini, clicchiamo e creiamo, come vedete, sul radius qui vi dice i metri. Noi dobbiamo andare a fare su circa 65.000 metri, anche 70.000 di norma. Io vado a fare 60, facciamo 65, dai. Ok. Quando è stato creato, noi dobbiamo avere sempre il verde sopra, il rosso sulla destra, il blu in alto. Clicchiamo sul cerchio che abbiamo creato, facciamo reverse face, ok? In pratica la parte bianca dove vanno le texture che noi ci corriamo sopra. La parte scura è quella che non si vede. Allora, una volta che abbiamo fatto,
Dobbiamo vedere l'altezza del circuito. In pratica possiamo andare su corse KMP. Qui ci mostra lo start. In pratica ci dice la posizione dello start sulla traccia, che è 470 metri. Ok, noi possiamo fare 470 metri prima di tutto perché ci troviamo bene anche con tutto. In pratica ci troviamo bene con gli object, vabbè che sono 480 più o meno, che è perché il circuito sale e scende com'è. Gli item, vedete? Se no dobbiamo andarli poi a modificare dopo. Vi consiglio di fare, di alzare il circuito sui 4000, 5000, poi dipende anche dal come volete fare il circuito poi dopo, eh. Io di default faccio, quando creo il cerchio lo alzo già direttamente. Lo porto a 4000, dai. Non deve essere proprio 4000 preciso, e anche 3999 va bene. Poi, perché di norma Motomatch io so che è lunga sui 200. Tipo questo qua va bene, vedi? 3999,67. Quindi una volta che abbiamo creato, io vi consiglio di aprire il blocco note e di iscrivervi, per esempio, default o impostazione. Io scrivo mare. Vado a creare il mare, quindi faccio 4000. Poi voi potete creare anche start, potete mettere anche, io faccio start 4000, e poi quando vado avanti, se alzo il circuito sempre con il metro, io mi metto le mie impostazioni per KMP dopo. Una volta abbiamo fatto, andiamo subito a creare il circuito. Quindi, per esempio, andiamo subito a creare il circuito e anche la minimappa. Quindi io, per semplificarmi di più la vita, faccio una cosa del genere. Qui ci metto il circuito. Allora faccio, il circuito deve essere largo un massimo 5000, poi dipende voi sempre il circuito come lo andate a fare. Minimo, per come ho testato io, minimo è un 200, perché la macchina è larga dai 200, quindi non è che può passare. Se voi fate un circuito così stretto, la macchina non è che ci può passare, la moto sì. Però quindi io lo inizio, lo facciamo sui 3500. Consiglio di farlo 3500 e lungo massimo 6000. Però se dovete fare prima la mappa, potete fare come volete. In pratica lo facciamo così. Poi vado a creare lo start. Prendo il metro. Io lo start lo faccio dai 200 ai 300, che di norma è quello normale che ha Mario Kart. Adesso vado avanti, lo faccio, non lo faccio così normale, ho sbagliato io. E
faccio tipo un quadrato, una cosa del genere, poi tanto per fare una cosa veloce per mostrare a voi. Io vado a eliminare le linee perché non mi servono a me. Le tolgo perché non. Boh, a me non è che mi. Per, ancora non so mettere bene le texture della strada, tutto il resto. Quando avete creato il circuito, quindi io faccio così. Lo salvo prima in. Per quando creo il. In pratica. Lo salvo in tutorial, in pratica il circuito proprio che poi andiamo a mettere le montagne e tutto il resto, ed elimino tutto l'altro, lasciando solo il circuito, ok? E vado ad eliminare anche questa parte qua, perché è la parte dello start, quindi che ci serve per la minimappa, ok? Questo è lo start. Una volta fatto, questa è la minimappa. Quindi, quando abbiamo fatto anche la minimappa, facciamo file, lo salviamo in map SketchUp, ok? Perché ci serve sempre se abbiamo dei problemi con il circuito o tutto il resto. Quindi, poi andiamo a fare hobby esporta, lo esportiamo in hobby, sempre lasciamo map, facciamo salva. Qui facciamo sì. E ce l'ha portato in map, ok? Poi andiamo ad aprire Bress Editor. Quando aperto facciamo un nuovo file, importa, e importiamo il nostro il file hobby della mappa. Scriviamo map, va bene. Facciamo importa. Poi facciamo salva. Lo salviamo map, quel file, e chiudiamo il Bref Editor. Ok, adesso andiamo sul tutorial, pratica sul circuito proprio. Eccolo qua. Allora, io questo qui lo elimino perché non mi serve. Poi faccio una cosa del genere. Che in pratica è tipo il mare, ok? Poi, allora, un attimo, devo eliminare sto info qua che non mi serve a niente. Ok, allora, una volta fatto, io adesso vado ad abbassare questo qui un po'. Ok, lo vado a abbassare 500-400 e adesso scrivo, cioè andiamo a fare la textura in pratica che è il mare. Ok, io metto questo qua che praticamente è lo sfondo di giù. Le texture non le fate molto tipo 900 o 800 perché dipende dal circuito. Un massimo usare 518 per 518, una cosa del genere. Io tipo faccio 400, poi scrivo
Scrivo sfondo mare. Ok. Qui troviamo lo sfondo del mare. Poi c'è qua, possiamo fare anche un muro per il mare qui. Quindi vado su stone, per esempio, prendo questo qui qua e scrivo muro mare. Perché vi faccio scrivere i nomi? Così quando andate poi su per creare il KCL, in pratica il muro dove ci vai a sbattere o il mare che ci cade dentro, tutto il resto. In pratica voi già conoscete tutto senza andare nell'immagine a leggere l'immagine come si chiama, è un casino. Ok? Allora, adesso devo finire di mettere il muro, il colore del muro qua. Ok, è fatto. Adesso, per semplificare le cose anche su quest'altro muro qua, perché voglio fare un muro anche questo qui. Lo vado ad alzare un po', tipo lo faccio sui tipo sui 1000. Quindi una volta io l'ho alzato per farvi vedere, però io prima gli metto subito la textura, quindi faccio muro, metto la textura, quindi il muro io lo faccio un po' più grande. Ok, poi vi faccio vedere dopo come mettere le texture vostre, se non volete usare quelle di SketchUp. Io uso prima quelle di SketchUp e poi controllo, posso vado a mettere le texture, perché devo controllare se il file è troppo grande o piccolo. Poi metto anche se volete mettere il muro anche qua, oppure lo potete lasciare così e mettete tipo l'erba, tutte quelle cose là. In pratica io lo lascio per mettere l'erba. Ora vado a alzare il muro su 1000 come avevo detto. Ecco fatto. Quando lo alzate, vi troverete anche il muro dalle altre parti, senza andare sempre a mettere texture. Come vedete, ok, i colori, le texture trovate anche qua, tutte le altre parti. Ora andiamo a fare per lo start. Per lo start andiamo sottile, vedete, troviamo già lo start, lo clicchiamo sopra e adesso andiamo a vedere se com'è, vedete. Qui ce ne dà 3, però noi abbiamo il problema di questo qua, di sto spazio qua piccolino. Possiamo andare a fare 210 per vedere se risolviamo, invece no, quindi devo fare 205, provo, niente, vediamo 300. Penso che va bene, dai. E start, quando abbiamo fatto allora qui adesso dobbiamo mettere, abbiamo detto l'erba, avevo chiuso, vado su vegetazione. Allora io metto, uso sempre l'erba qua di SketchUp, però mi piace mettere le mie. Scrivo erba. Ok, ora andiamo a fare la pista, il colore. Io metto sempre questo qua di SketchUp di default. Pratica scrivo strada.
Ok, e abbiamo messo qua tutto. Se vogliamo fare tipo boost, velocità, quelle cose altre, ora vi faccio vedere. Adesso devo mettere in pratica il mare. Vediamo se ce la faccio così. Non so perché non me... Ah, perché non è chiuso qua. Ok. Adesso mi ha fatto il... per mettere il mare. E io metto come... per il mare. Pratica che poi la cambierò la texture. Questo qua, se non mi va bene, la cambierò. La metterò qui. Di vado a fare sui 300. Ok, in pratica questo qua è che noi quando andiamo vediamo il mare, in pratica, e poi il sotto del mare che abbiamo messo l'altra texture, se vi ricordate. E bene, adesso andiamo a fare tipo boost. Allora, per il boost noi andiamo sempre a creare una cosa del genere. Ok, per esempio così, lo mettiamo uno là, ne metto un altro qua, gli vado a dare il colore, tipo che ne so, questo qui, oppure gli metto il colore rosso direttamente, così so che sono i, come si chiama, il busto. Ok, scrivo busto. Lascio così. Messo il boost, se volete creare anche la rampa, possiamo anche andare a creare una tipo una rampa. Quindi facciamo così. La devo creare in diagonale, non riesco a crearla, quindi la vado a creare così. Sempre la parte bianca da quella che dobbiamo andare a vedere, ok, o a sbatterci sopra. Ok, una volta che l'ha fatto lo seleziono, lo sposto, lo metto qua, lo giro un po' così. Allora, adesso vedete che mi ha girato anche il prato, quindi anche se mi ha girato il prato a me non mi frega niente, perché mi ha sistemato un po' il prato, vedete, un po' alto, un po' basso. Lo lascio come sta, è una cosa buona, dai. E quando abbiamo fatto qua questo, io vado sempre a fare, vado a mettere, andiamo a mettere il, come si chiama, il busto fast trick ramp, come lo volete chiamare. Ok, allora quindi adesso mettiamo il muro, tipo facciamo questo, oppure la facciamo in legno, dai. Questo facciamo muro rampa.
Se facciamo quel muro della rampa. Poi ne prendiamo uno più chiaro o più scuro e facciamo dove ci dobbiamo camminare sopra. Ok, facciamo rampa road ok, adesso andiamo a fare il pratica per mettiamo il sempre boost, quello che è. Vado a mettere un colore tipo così, così so che questo qua è il trick ramp, quello come si chiama, ok? Ok. Penso che è tutto ok. Se volete poi mettere altre cose dentro il circuito, li potete andare a mettere. Ah, per le immagini, cose del genere. Allora, in pratica adesso vi faccio vedere. Andiamo a creare il lo start. Quindi per lo start se uso sempre io vado su in model che mi trovo il muro questo. Ok, lo metto sempre là, poi faccio così. Lo alzo d'altezza del muro lì. Ok? Poi faccio così. Ok. Ho fatto uno start. Lo start, come caspita si chiama. Questo così. Allora, in pratica adesso che ho fatto lo start voglio mettere l'immagine, quello che... Quindi vado ad aprire, cerco la mia immagine, io lo metto l'immagine questa per esempio, la porto qua, la sistemo come voglio, ok? Esplode, è troppo indietro, mi farà un effetto qui su questo pezzo dove sta il muro, ma va bene, non c'è problema. Se vogliamo vedere anche l'immagine dall'altra parte dobbiamo metterla anche qua. Ok, io non la metto perché non mi interessa a me di vedere l'immagine lì. Ok, adesso che abbiamo finito io vado a salviamo, poi facciamo di exporta, salva, facciamo sì, no, ho sbagliato, allora scusate ma ho sbagliato, perché dobbiamo sistemare il boost che sennò ci dà la textura nera, vedete che non ci dà il boost, ci darà la textura nera. Quindi vado ad eliminare un attimo le texture del coso qua. Quindi per il busto, come avevo detto, andiamo su in model, sul rosso, edit, cerchiamo il nostro texture del busto, tipo che ne so, questo qui. Facciamo apri, vedete come ce la mostra? Allora, se lo lasciamo così piccolino con tutte queste linee qua ci farà un effetto da lontano, piano piano che ci avviciniamo come quando che è animato, però è un brutto effetto. Quindi vado sui 500 o sui 700 più o meno, ok, e ci dà il boost. In pratica adesso poi questo qui invece è il trick ramp, quindi io ne vado a scegliere un'altra texture per questo qua. Non scelgo quella, scelgo per esempio questa qui, così so che è l'altro colore, vedete?
Bene, finito. Adesso faccio salva. Hobby esporta. Sì. Allora, una volta che ce l'ha esportato, andiamo a vedere, vedete che qua abbiamo tutte le texture. In pratica dobbiamo andare dove abbiamo messo quella dello start. In pratica noi quando andiamo a mettere le immagini dobbiamo sempre girare al contrario. Quindi lo apriamo, io lo apro con uso paint.net o Photoshop, potete usare quello che volete. In pratica dobbiamo, non so perché non parte, mo si impalla il computer, penso, no. Allora dobbiamo quindi ruotarla di 180 gradi e poi orizzontale lo dobbiamo capovolgere. Ok, dobbiamo trovarci una scritta così, poi lo salviamo, facciamo salva e ce lo troviamo così girato. Ok, bene, una volta abbiamo fatto, vado a chiudere. Beh, questo qua già l'ho salvato. Quindi allora abbiamo fatto come la mappa. Apriamo Bress Editor, facciamo nuovo file, importiamo il nostro. Scriviamo course model, selezioniamo, facciamo importa. Allora, se il circuito in SketchUp lo abbiamo fatto bene, ci troviamo tutte le texture, vedete? Ok. Se il circuito invece è stato fatto un po' male, quindi nel SketchUp ci troviamo delle facciate bianche, che non abbiamo messo le texture, ci troveremo scritto main default black, una cosa del genere. Allora io vi consiglio di andare a eliminare l'immagine già direttamente nel Bress Editor, fate delete, ma vi ritroverete il modello quando lo andate a importare dentro il SZS Modifier, che poi vi farò vedere in caso come eliminarlo se trovate questo anche problema. Una volta fatto facciamo salva. Io scrivo corso, possiamo anche scrivo tutorial, dai. È uguale. Ce lo salva in dove sta? In bref, ok? Come si chiama lì? Bress, quello che caspita è. Eccoli qua. Adesso andiamo ad aprire begin e corse. Andiamo su map, clicchiamo col destro, facciamo importa raw data, andiamo sulla cartella map, clicchiamo ok e l'ha importata. Poi andiamo su course model, facciamo importa, ok, ce l'ha importato. Io vi consiglio di fare una cosa, di prendere il KMP che è quello originale, vedete, del circuito di Luigi, praticamente cliccare col destro, esportare, io scrivo originale KMP.KMP, ok, che ce lo salva in KMP già direttamente. Questo perché se avete problemi black screen, cose del genere, non sapete come risolvere il problema, almeno avete il file originale e potete rifare e importare dentro e rifare tutto da capo, ok. Ok, una volta abbiamo messo la mappa e tutto il resto, andiamo su KMP, come si chiama, io vado a zoomare, ci troviamo nella start position, vedete lo start, lo prendiamo. Allora, per noi lo start è questo qui, vedete che avevo detto di cancellare lo start, che è la linea nera, quindi questo qui è lo start, io lo metto in questa posizione qua, questo qua è la prima posizione, ok. Quindi fatto. E
Vi ricordate quando ho detto di salvare il file impostazione mare 4000, start 4000? Noi qui in Y scriviamo 4000. Allora, l'angolo è questo qui, è l'angolo in pratica la direzione che parte il giocatore, il player, quello che è. 180 è su, poi a destra è 90, giù è 0. Sinistra meno 90, quindi 180 è giusto. Andiamo sul respawn. Noi ci troviamo sempre su Ciclo di Luigi, un respawn perché in pratica non ha falli. Cioè, ok, noi io lo vado a mettere dove ho in pratica il mare, e lo vado a mettere qui e scrivo 0 perché deve andare da questa parte, ok? Giù. Se mettiamo 4000, quindi non vi fa partire dall'alto, vi fa partire direttamente da terra. Quindi io vado a mettere 4010, che mi dà un po' d'altezza. Lo possiamo anche fare con lo start, però per me va bene anche questo qua così. Una volta fatto, facciamo salva. Chiudiamo, poi facciamo salva. Ok. E andiamo su course model. In pratica ci troviamo le texture. Questo è lo sfondo del mare. Io lo vado a cambiare. Che avevo detto che possiamo cambiare le texture. Dove facciamo importa. Andiamo a cercare il nostro lo sfondo giù. Ok. Io per esempio vado a mettere questo qui. In pratica, per fare uscire una bella texture, vi consiglio di farle in pratica di questa altezza qua e larghezza, ok? E poi metterle. Non fare come sto facendo io, perché sennò poi vi vedrà problemi di grandezza, cose del genere, di visualizzazione anche meglio. Questo qui è lo sfondo il muro del mare. Quindi posso mettere, per esempio, per esempio, metto questo qui. Poi c'è il muro. Quale muro posso andare a mettere? Posso andare a mettere ad esempio questo muro qua. Poi c'è lo start. L'erba, se vi ricordate, se la volete cambiare, io la vado a cambiare. Ci metto tipo, che ne so, questo qui. Poi c'è la strada. Andiamo a cambiare. Io ci volevo mettere questi qua, ma non so come. Tipo questa, ma non so come metterle in pratica. Devo vedere. Devo studiare un po' qua come fare. La strada non lo so. Che mettere. Va, proviamo questo qua, dai. Ok, questo qua è il light, in pratica è il mare. Quindi io lo vado a cambiare. Se mi ricordo, ho già salvato una texture del mare. Mi sembra che ce l'ho. Non ce l'ho, forse sta qua. Ok, non c'è neanche qua, penso.
Non c'è neanche qua. Vabbè, metto questo qua, dai. E quindi se metto quello vado a cambiare lo sfondo e ci metto forse sta qua le texture di Aldo. No, non mi ricordo dove ho messo quella textura lì. Vabbè, dai. Ok, cartello. Come vi ho detto, tutto l'altro resto. Se volete cambiare questi qua, li potete anche andare a cambiare. Quindi, una volta fatto, io lo salvo sempre. Andiamo su 3D model, corse, e poi abbiamo finito. Abbiamo finito, vi faccio vedere. Andiamo a vedere come è uscito il più o meno il circuito. Allora, qui vi trovate i modelli. Come ho detto prima, se vi trovate il modello main default, in pratica un modello, una textura bianca, e basta cliccare sul coso suo, su lì, poi fate toggle, fate delete polygon, che vi toglie il poligono e non lo vedete. Poi tenete premuto CTRL e potete andare a selezionare in pratica singoli. Se non tenete premuto il CTRL non ve li seleziona, capito? In pratica voi volete selezionare solo 5 modelli, tenete premuto CTRL e selezionate i 5 modelli che volete. Io siccome non ho problemi vado a selezionare tutti i modelli, faccio toll, crea KHL. Allora lo sfondo del mare faccio tipo solid file, il muro del mare è wall, il muro sempre wall muro, lo start road in pratica che cammini, l'erba ci metto 0,4, posso mettere 0,2 off road 0,4, io ci metto 0,4 è lento. Poi c'è water pool light che è in pratica l'acqua, ci mettiamo 0,1A, io ci metto questo che un amico mio mi ha detto che fa in pratica lo splash lì. Poi c'è il boost, il muro della rampa, la rampa road, il fast trick qua, o trick ramp, come vogliamo. Poi c'è il cartello, ci metto wall. Facciamo ok, ci dice una cazzata del genere. Ed ok, se il circuito l'abbiamo fatto bene non ci dà problemi. In caso ci dice, ci dà un errore rosso che dice che abbiamo bisogno di spazio 1400, 1300, 1200. Se vi trova questo problema ditemelo che vi faccio vedere come, vi dico come risolvere il problema. Poi facciamo salva. Ok. E chiudiamo. Facciamo salva. Ora andiamo, prendiamo KHL toll. Facciamo nuovo, poi importiamo il modello, i knobby, in pratica del tutto il circuito. Ok, facciamo importa e qui ci troviamo il KCL. In pratica noi abbiamo avuto problemi lì del KCL che ci ha detto che due KCL avevano problemi, quindi noi li andiamo a sistemare con questo qua. Quindi lo sfondo del mare, come avevamo detto, era solid file. Poi c'è il muro del mare che è wall, il main muro wall, start vabbè, erba 04, strada water pool. Io adesso questo qui io non so, in pratica se io metto shallow water in pratica cammino sull'acqua, quindi io non voglio camminare sull'acqua. Faccio per fare prima, lo tolgo, tanto ce l'ho dentro il KCL dell'altro che abbiamo fatto, il boost, il muro della rampa, il fast trick, il cartello. Ok, lo salviamo.
Quando l'ha salvato, clicchiamo sopra KCL, chiudiamo questo, facciamo importa, sempre col destro, andiamo a prendere il nostro KCL. Porca troia, non sta registrando. No, sto registrando. Scusate del porca troia, ma pensavo che non stavo registrando. Allora, prendiamo il KCL, facciamo apri, facciamo ok e tutto è bene. Facciamo salva e tutto è bene. Se vogliamo cambiare lo sky, il cielo, in pratica, clicchiamo sopra, facciamo sempre importa, andiamo sulla nostra textura. Oh, se non stavo registrando era un casino, dovevo rifare tutto da capo. E prendiamo un cielo che vogliamo, che ne so, tipo boh, questo qua, o ce lo facciamo noi, o scarichiamo, cerchiamo su Google, come volete, Google Earth, quello che volete voi. Facciamo file salva, io cambio anche il sole, massimo lascio così, dai. Una volta abbiamo salvato, aggiorna. E dobbiamo avere, come vi ho detto, scaricare Vim Tool. Ok, andiamo su SZS, prendiamo il circuito, lo spostiamo qui. Poi in descrizione vi do anche sempre tutto. Una volta l'abbiamo messo lì, copiamo questo codice qua, questo comando. Andiamo su sempre SZS, c'è scritto SZS console, clicchiamo sopra, incolliamo quello che abbiamo copiato, facciamo spazio, prendiamo il circuito, lo spostiamo qui, ok, premiamo invio, aspettiamo che ci c'entra la minimappa, che se no ci dà un errore della minimappa. Adesso ha finito. Quando noi portiamo il file è sui 4 mega circa, per esempio, quando è 4 mega circa, quando lo andiamo a fare a cambiare la minimappa, ci scala circa 1 mega, non so perché, ma che me frega a me, vabbè. Facciamo incolla. Ok, apriamo WeScrubber, prendiamo la ISO. Andiamo sul race course, prendiamo il circuito, facciamo replace. Prendiamo il nostro circuito, lo mettiamo lì. Ok, allora io uso, se volete potete fare anche con Revolution, io uso Dolphin per vedere. Che se no perdo tempo andare sempre sulla Wii, mettere sulla scheda, sulla chiavetta, la ISO, o usare Revolution, non faccio prima con Dolphin. Allora, se non abbiamo problemi, non ci dà neanche in pratica, come dirvi, black screen, cose del genere. Voi potete cercare di fare anche Tantrial per vedere com'è il circuito. Scusate se è lento il mio Dolphin, ma io non l'ho impostato per a 60 frame, come caspita si chiama, 100% lì. Non mi interessa, a me interessa vedere se il circuito va bene o per testare codici e altre cose. Non abbiamo problemi della texture dell'immagine, della partenza, ok, anche la minimappa, però è un circuito parecchio lungo. Bisogna fare un circuito
più o meno piccolo, non tanto grande. Vedete, questo qui è troppo grande, lungo, parti lunghe. Io l'ho fatto tanto per... Ora vedete che la CPU va per fatti suoi, perché non abbiamo sistemato il percorso della CPU e tutto il resto. Vedete che qui, vabbè, non ho messo la textura quella là che mi fa vedere il mare, no? Però dai. Vedete che ho sbagliato? Devo mettere questo qua sopra. Vabbè, però è lo stesso. Il respawn non l'ho fatto bene. Vabbè, penso che avete capito come funziona la cosa. Una volta fatto, andate su... Infatti, vedete, lo spam era su 472. Mi ero dimenticato di salvare. Ok, una volta che abbiamo fatto, potete andare a farvi direttamente adesso gli enemy router. Praticamente sono i nemici. Quando andate a giocare contro tipo offline, avete Funky Kong, tutti quelli là, no? E il percorso devono fare, dovete sistemarlo tipo così, così, ok? E avanti per tutto il circuito. L'item router anche, lo so che è un casino. Ci metterete parecchio. Lo start, quando andate a fare per lo start, questo qui, il primo è lo start, dovete mettere, impostare una cosa del genere, ok? In pratica, che il contagiri per vedere bene, basta avere questo qui e sempre avanti così, ok? Questa è la fine. Poi ci sono gli object, in pratica i Dokkan, tutto. Come si chiamano quei tubi lì, questi qua li possiamo prendere e metterli in mezzo al percorso, quando li mettiamo in mezzo al percorso, l'Y, ricordate sempre di cambiare per quanto è l'altezza del percorso. Ok, poi ci sono anche gli item box, possiamo andare sempre a mettere dentro, però dobbiamo sempre andare a cambiare l'Y, vedete che non è 4000, quindi dobbiamo andare sempre a mettere 4000, ok? Ha messo uno di più. Ok, poi c'è questo qua, mi sa che è il sole, sì, quello è il coso del sole, questo qua mi sa che è la statua, deve essere, o il pallone, questi qua sono in pratica i... Come si chiamano? Gli enemy, quelli là che ula, che fanno la vola, tutte quelle cose là, i flash di circuito di Luigi, le bandiere, e tutto il resto le ho impostate in pratica nel circuito. Poi ci sono i router, e in pratica questi qui sono altre cose che, se volete, posso farvi anche un tutorial per questo. Poi c'è l'aria, la potete lasciare così come sta, se no potete anche andare a cambiare, mettere l'aria del circuito che volete voi, così. Ok. Cam sono le telecamere, le possiamo andare anche a cambiare, anche l'altezza, ok, della telecamera. Dipende dal circuito come alto, come basso. Il respawn, come va, già vi ho detto, i cannoni che non c'è. Ok, una volta fatto, salvate tutto.
ed ok. Per sistemare altre cose, potete andare a fare con KMP Cloud, ok? Però io qui ho un problema che non mi dà non mi fa vedere la mappa in pratica del circuito, ok? In pratica qui ci dice tutto il KMP Cloud, ci possiamo anche andare a modificare quello che vogliamo. Per gli object per esempio ci dice anche come si chiamano, che SZS non ce lo dice. Gli item box, il sole, skyship, quello là, mi sa che vola, non lo so, non mi ricordo che cos'è. Le bandiere, il flash, Luigi, la statua, poi ci sono gli utero, come avevo detto, e tutto il resto. Ok. Penso che vi sono stato utile. Quando avete sistemato con KMP Cloud, fate sempre salva. Andate poi sul circuito di Luigi. E cliccate su KMP, chiudete, fate importa e importate il vostro KMP, ok? Poi lo salvate sempre e con in pratica, come si chiama? Con Wiscrabber o Revolution, come volete, potete andare a vedere il vostro circuito come uscito. Se vi sono stato utile, vi ringrazio. Ora chiudo perché penso che un'oretta è un po' troppo per questo tutorial. Se volete altri tutorial o problemi, vi posso fare un tutorial per questi problemi o mi date il vostro file e download o boh, poi in caso vediamo come fare. Beh, vi saluto. Ciao.